miletur Jesus Christus, Ave Maria. Cari amici, siamo entrati in Quaresima, ma quanto andremo adesso a meditare serve per tutto l'anno, per tutti i giorni. Vogliamo leggervi alcuni passaggi belli raccolti da un libretto che è stato fatto per il 125° anniversario della fondazione dell'Istituto delle Figlie del Cuore di Gesù, che sono a Venezia, qui in Italia, e hanno come fondatrice la Beata Maria di Gesù de Luil Martini. Eccola qui, forse molti di voi la conosceranno. Eccola, bellissima. E lei era proprio un'affezionata dei Sacratissimi Cuori e portava come stemma, ecco, i due cuori di Gesù e di Maria con i segni della passione. Non so se riuscite a intravederli. Eccoli qui. Poi ne riparleremo, perché c'è anche una bellissima devozione dello scapolare che è bellissima, insomma, perché l'abbiamo scoperta per caso grazie a Massimiliano della parrocchia virtuale Pietro Paolo Trinità, appunto gli amici dei Cenacoli di preghiera con la Daniela, e Padre Francesco appunto ha fatto conoscere questa devozione, che mi sono accorta che, pensate, io non la conoscevo. Ma il giorno prima che Massimiliano ce ne ha parlato, io avevo trovato nella libreria questo testo e dentro di me ho detto, beh, è bello, siccome l'avevo già incominciato a meditare quando faccio l'ora di adorazione. Gesù deve regnare, pensate, Gesù deve regnare. E quindi questo della Beata Maria di Gesù, appunto, e io il giorno prima l'ho trovato nella libreria e l'ho preso. Adesso in Quaresima mi metto a farlo di nuovo. Il giorno dopo Massimiliano ci ha reso familiare questa devozione, che io non conoscevo però, dello scapolare, di cui poi magari ne parleremo con loro, con lui, con Massimiliano e la Daniela. Allora adesso non vi sto a raccontare la vita, perché potrete trovarla, ognuno di voi la può trovare attraverso la rete. Invece voglio andare al sodo e leggervi dagli scritti di questa madre, perché insomma stiamo parlando di qualcosa di molto grande, che parla appunto del cuore di Gesù che deve regnare. Noi abbiamo già fatto diversi incontri con voi su questo concetto del regnare, no? Lo stiamo facendo anche nei video sul paradiso, dedicati al paradiso. Ma che cosa vuol dire che Dio regna? Il regno non è di questo mondo, il regno di Cristo, lo ha detto, però inizia in questo mondo nel momento in cui, giunta la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna. Allora Cristo è il nostro paradiso, Cristo è il nostro regno, perché poi la beatitudine eterna dove si sviluppa? No? In Cristo, con Cristo e per Cristo, diventando simili a Lui. Ma attenzione, appunto, in quanto uomo glorificato dal Padre, che contiene in sé la divinità. Quindi noi diventiamo come Dio, sì, ma non qui sulla terra, nel senso appunto come molti purtroppo fanno, che hanno eliminato Dio e si sono sostituiti già a Dio di loro iniziativa. Questo non va bene. Il regno di Cristo comincia dentro di noi dal battesimo. Per questo si fa spesso, la Chiesa ci insegna spesso
a ricordare le promesse del battesimo. Vi ricordate San Luigi Maria Grignon de Montfort nel trattato della vera devozione a Maria? Perché fece quel trattato? Perché fece quella consacrazione speciale, di andare a Gesù per mezzo del cuore immacolato di Maria? Perché? Perché era in crisi il battesimo. C'è tutto un intero capitolo che ne parla. E il Papa aveva dato al Montfort proprio la missione di andare a predicare nuovamente le promesse battesimali per risvegliare in ognuno di noi la conoscenza, la comprensione di quelle rinunce. Rinuncio al demonio e a tutte le sue pompe, rinuncio alle sue seduzioni. Adesso in questo tempo di Quaresima il messaggio di queste rinunce sarà più forte. Cosa vuol dire Quaresima? Vi abbiamo fatto un video che spiega con le parole di Benedetto XVI, dei padri e dei santi, ci è spiegata la storia, la devozione, la pratica. Tre sono gli elementi: la preghiera, il digiuno, l'elemosina. Non dimentichiamo l'elemosina, cominciamo a vedere dalle nostre famiglie chi è nel bisogno. E se tutto va bene, grazie a Dio, nelle famiglie, andiamo in parrocchia, ascoltiamo i parroci sono i più grandi a mantenere i segreti. Padre, avete bisogno di qualcuno? C'è qualcuno che ha bisogno? Piccole cose, non grandi, ma se alla preghiera state bene attenti, non fa seguito l'elemosina, non va bene. Non va bene. Il regno di Dio è fede e opere. Fede, ragione, fede ed opere. Nulla può essere separato di questo e spetta a noi trovare il giusto equilibrio, che tra l'altro ci insegna anche Gesù in tutta la sua esperienza e ce lo insegnano i santi e tutto il magistero della Chiesa. Allora, cominciamo con questo titolo che è proprio di questa beata: vivere, soffrire e morire. Perché? L'essere umano, uomo o donna che sia, appena rientra in sé, sperimenta di costituire un grande problema per se stesso. Magna questio factus sum mihi, e che non può saziare se di se stesso. Vi ricordate Gesù, senza di me non potete fare nulla. Quindi, se in ogni nostra opera, pensiero, opera, eccetera, e la preghiera stessa è tutto, manca Gesù, manca quell'incontro, non ci sentiremmo mai soddisfatti abbastanza. E questo appunto lo dice Sant'Agostino. C'è solo una risposta adeguata e definitiva: Gesù, accoglierlo, seguirlo sino in fondo, laddove egli vuole condurci. La vita se ne va veloce, dice appunto la Beata Maria di Gesù. L'eternità è la vera patria. È per quella soltanto che bisogna lavorare, non le sembra? Conviene possedere là dove niente finisce. Già qui sulla terra il cuore di Gesù è davvero buono. Chissà quale gioia ci aspettano, chi lo sa? Domanda forse l'accettazione di prove che non manderà? Confidiamo in lui. Questi sono tutti passaggi tratti dalle lettere di questa fondatrice beata che appunto rispondeva ai quesiti che le ponevano.
e dice: deserto della vita, o pioggia desolata, arido scudo e caldo, senza versura e fiore, soggiorno nero e triste, o deserta vallata, in cui l'uomo costretto cammina nel dolore. Ricordiamo sempre cosa diciamo nella Salve Regina, no? In questa valle di lacrime. E non solo, no? Già il gesto di Dio che caccia Adamo ed Eva dal paradiso terrestre ci rammenta che siamo in esilio. La nostra patria è il cielo, il paradiso. E chi saprà dir tutta la tua pena? Chi misurare il calice dei pianti tuoi potrà? Oh fanciulla, eccola la croce, sali. Tu troverai, o scoperta sublime, troverai un cuore, ed è il cuore di Dio. Là ognuno potrà entrare, una porta è aperta, che tutti vengano. La pace regna in questo luogo. Nell'abisso del cuore divino la sofferenza le sembrerà poca e breve. Sentirà invece il dolore di non aver potuto soffrire di più. Perché ogni attimo di sofferenza è un orizzonte in più per la contemplazione e un eterno trasporto dell'amore. L'aver meno sofferto sarà meno conoscere e amare per l'eternità. Il tesoro dei tesori, l'incomparabile santità, l'amore immenso, il cuore divino di Gesù. Non perda un solo minuto di queste ore, di questi anni preziosissimi. Perle vere, splendidi diamanti che il cuore di Gesù aggiunge alle ricchezze di cui l'ha già ornata. Non è un'eternità, mio Dio, che il tuo amore prepara gli avvenimenti, dispone gli uomini e le cose per far arrivare più sicuramente, più brevemente, più certamente ai tuoi fini divini, sia le opere della tua gloria, sia le anime amate in modo speciale dal tuo cuore. In quest'epoca dell'anno le forze quasi mi mancano, allora succede che il lasciare andare prevale sulla grazia. Che vivo spiritualmente a vuoto e solo per un eccesso della tua misericordia divina. Stiamo attenti che noi tante volte pensiamo di essere dei Superman, no? Delle Wonder Woman, dove ci attribuiamo, spesse volte inconsapevolmente, state attenti, ci attribuiamo inconsapevolmente dei meriti che non sono nostri. E se noi tante volte lo diciamo, se siamo in questa situazione, se siamo qui a parlare con voi di queste cose, voi siete lì a recepirle, non è un merito perché siamo bravi, buoni e belli. No, è una grazia, della quale però si pagherà anche di più. Dice dunque: lo scorso anno, quando ero proprio a terra, Gesù stesso mi rialzò. Anche ora sono stanca e fiacca da non dire. Ho bisogno di Gesù, che davvero mi aiuta e con quanta bontà egli lo fa. La grazia mi spinge sempre più a quella vita di totale fedeltà che Gesù vuole da me, e allora è la sua pace. Vi ricordate l'aneddoto che raccontò Santa Teresa d'Avila, dottore della Chiesa, nella sua autobiografia? A un certo punto racconta questo episodio: lei stava pregando e non ce la faceva più. Non ce la faceva più, era proprio sconsolata, ecco, sconsolata, non sentiva la consolazione di Dio, no? Si sentiva arida. Ma lei continuava, continuava, solo che alla fine se ne lamenta. Ma signore mio, ma quanto è difficile seguirti. Gesù gli risponde: ma figlia mia, è così che io tratto i miei amici.
E allora Santa Teresa di rimando? Ah, ora capisco perché ne avete così pochi. Ecco, questo ci faccia riflettere tanto, tanto. Quant'è difficile seguirti, Gesù. E delle volte noi pensiamo solo esclusivamente a un certo appagamento, no? Che è anche giusto perché siamo umani. E abbiamo delle sensibilità anche diverse. Voi pensate quanto è grande l'opera dello Spirito Santo che unisce queste vere nostre differenze, che sono i carismi, sono i talenti, no? Sono le grazie con le quali il Signore ci riempie e che ognuno di noi poi esterna nel proprio carattere, no? San Paolo aveva il carattere che aveva, San Pietro aveva il carattere suo che aveva, così gli altri apostoli. Giovanni era in un modo, no? Più gentile, più silenzioso, no? Più raccolto. San Pietro era un po' dipinto, esce dai Vangeli come una persona molto, molto confusa, ma da una fede grandissima, preso e coinvolto da una fede enorme, anche se cade. Non smetterà quella fede. A differenza di Giuda, che all'inizio appare, no, tutto e via, faccio io, ti aiutiamo, bam bam bam, e sappiamo che fine ha fatto. San Paolo ritiene tutto giusto quello che sta facendo, ma il Signore gli dice, ma perché mi perseguiti? E diventa ciò che è diventato. Allora, seguire Gesù non è facile. Questi discepoli, questi primi apostoli, sono morti martiri, eh? La storia di Giuda ci fa capire o si muore martiri o si muore suicidi. Non è facile seguire Gesù. Gli amici di Gesù, gli amici con la A maiuscola, sono pochi. La Bibbia, il Vangelo, i Santi parlano degli eletti, eletti. Benedetto XVI ha fatto un discorso su questa elezione ai seminaristi, al seminario di Roma, al suo clero, e fece un bellissimo discorso su questa storia degli eletti, dicendo: oggi, sembra quasi che ci dobbiamo vergognare di essere detti eletti. No, non ci dobbiamo vergognare di questo. Dobbiamo solo, anzi, dobbiamo approfondire il fatto perché siamo eletti e quali responsabilità ci sovrastano. Essere amici di Gesù è qualcosa di forte, è qualcosa di pesante. Però, se noi lo facciamo in una certa maniera, allora arriveranno i frutti. Ricordiamoci sempre che quando diciamo anche la questione del non prevalebunt, riguarda proprio anche ognuno di noi che siamo membra di questa Chiesa. Se restiamo membra di questa Chiesa, il non prevalebunt non ci permetterà di cadere fuori da questa barca. Ma dobbiamo rimanere membra effettive di questo corpo che è la Chiesa, sposa di Cristo. Certo, questo ci penalizza, ci mortifica perché spesso noi vorremmo dare sfogo e ragione alle nostre idee e alle nostre opinioni. Chi è amico di Gesù, questa libertà non se la può permettere. Perché? Perché la nostra libertà l'abbiamo consegnata a Lui. Quindi chi si consegna le consacrazioni, già dai sacramenti, ma anche le consacrazioni danno forza perché la consacrazione è un atto del nostro libero arbitrio. Ma in questo libero arbitrio, nel consacrarci, noi abbiamo consegnato a Gesù per mezzo del cuore immacolato di Maria, noi abbiamo consegnato la nostra volontà.
Però ogni tanto vogliamo esercitarla. Vedete come facilmente si cade, no? Ecco, queste meditazioni devono servire soprattutto a noi, a ognuno di noi. Dunque, dice la madre, abbiamo fiducia in quel dolcissimo e onnipotente e sapientissimo cuore divino di Gesù. La povera nostra natura ha tante paure, esitazioni involontarie. E fabbrica calcoli sul possibile e sul probabile. Ma questo non è che una bressa leggera che increspa la superficie dell'acqua. Nel profondo, grazie a Dio, tutto è calmo, immobile, e la volontà piena di fiducia e di amore è ancorata nell'oceano dell'abbandono all'onnipotenza, alla sapienza e all'amore del Sacro Cuore di Gesù. Quante diverse prove da 18 mesi in qua. Andiamo da un dispiacere all'altro e da un'angoscia all'altra. Questi dolorosi avvenimenti mi fanno tanto riflettere. Qui sta parlando del periodo in cui poi ci furono anche le soppressioni napoleoniche e massoniche degli istituti religiosi tra l'inizio e la fine del 1800, se vi ricordate. Ci furono queste due o tre ondate contro la Chiesa Cattolica e contro gli ordini religiosi. Il mondo e la natura direbbero volentieri che sono amari, ma il vederli nella volontà di Dio fa scaturire il nostro sì con amore e fiducia. Noi veniamo presi un po' in giro perché ci affidiamo un po' troppo alla provvidenza, perché diciamo ok, tutto quello che sta dicendo il mondo adesso, il governo nuovo e l'imposizione dei vaccini e quelle e quell'altro, ci accusano di essere troppo miti sull'argomento o di non fare niente poi fisicamente per questa questione o di affidarci troppo al nostro Signore. No, non è così. E il fatto è che non ribaltiamo le priorità, cioè la priorità è quel non prevalebunt, ok? Quanto accadde, possiamo partire un po' indietro, per esempio la Rivoluzione Francese, no? Ecco, la Rivoluzione Francese. Quindi, tanto per capire poi tutto il resto dello sviluppo, è stato permesso. È stato permesso da Dio. Ma quando Dio permette che succede qualche cosa, non è che permette il male, ma permette al male di metterci alla prova. State attenti a queste definizioni che sono dottrinali, queste sono dogma. Quando Dio permette queste cose nel mondo, non è che lui permette il male, ma che attraverso il male, che è il demonio, noi veniamo messi alla prova. Questo è Giobbe. Dio non gli ha mandato il male, ma ha permesso a Satana di tentare Giobbe, di stuzzicarlo, di metterlo a dura prova. Quando c'è Padre Serafino Maria Lanzetta che ha fatto lunedì un bellissimo video sulle tentazioni di Gesù, ecco, nel deserto. Andatevela ad ascoltare perché è molto interessante. Quindi stiamo attenti, ripetiamoli questi concetti perché sono fondamentali. Non è Dio a permettere il male in noi, ma il male c'è. E Dio lo usa e lo permette secondo il suo progetto, divina provvidenza, perché
lo permette secondo il suo disegno, lo permette per metterci alla prova. Chiaro? Vi sono dolori, dice la beata, che rendono muti. E il mio, qui sta parlando, ecco, per un lutto in famiglia, la morte della mamma. E il mio è di questo genere, un dolore che rende muto. Un dolore che ci rende muti. Non è la prima prova, ma il coronamento di tutte le altre. Sono scomparsi tutti. Dormono tutti insieme per sempre e io, povera superstita, li ho veduti morire tutti. Qui ecco la famiglia, no? Quando ci succedono tante disgrazie nella famiglia. La natura senza la fede non reggerebbe a un tale seguito di sciagure. E piango con Gesù che piange Lazzaro al sepolcro. E vedo come ai piedi della croce si costituisce la famiglia della Chiesa. Vedete, no? Maria addolorata ai piedi della croce. Ma voi pensate, Gesù morente, che ha la forza di dire: donna, ecco il tuo figlio, e alla madre, ecco, e al figlio, ecco la tua madre. Si costituisce la famiglia ecclesiale. Che momenti terribili attraversa la nostra povera patria? E qui si rifà appunto quello che dicevamo prima alle soppressioni napoleoniche. I palpiti dolorosi della nostra nazione opprimono i nostri cuori. Sorelle, preghiamo. Preghino coloro specialmente che Gesù ha messo tra il mondo e lui come angeli intercessori. La patria soffre e noi siamo i suoi figli nella terra. Quindi pregare per la patria, pregare per i nostri governanti, perché guardate, finché c'è vita c'è speranza. Noi pensiamo al giorno della nostra conversione. Pensiamoci bene. Amare è donarsi, amare è abbandonarsi, amare è sacrificarsi, amare è incatenarsi a Gesù con il cuore di Maria. Colui che si ama, Gesù, il nostro Signore. Ma amare è anche bruciare, amare è consumarsi, amare è nulla rifiutare a Dio. Amare è avere una così grande sete di vedere amato colui che si ama, che nulla più costa per ottenerlo, anche la vita. Amare è cercare dappertutto mille vite, mille cuori per incendiarli e per darli al trionfo di Gesù Cristo, il diletto vincitore. E qui dice ancora, perché poi è un capitolo che riprenderemo su questa sofferenza della Chiesa, dice: nei mali estremi universali che affliggono la Chiesa in questa oppressione infernale della fede dei popoli, in questa desolazione dei cuori cristiani, oh 1800, e in questa rabbia contro gli ordini religiosi, appunto si parlava delle leggi di scioglimento delle famiglie religiose avvenuta nel 1871 da parte del governo francese, ma poi anche in Italia accade lo stesso. Non è estremamente necessario adoperarsi per accogliere mani che rimangano elevati in ginocchio a supplicare il cielo? Cuori che continuamente invochino misericordia davanti al tabernacolo,
offrendo il sangue di nostro Signore e i loro poveri sacrifici in riparazione di tanti delitti e per ottenere la fine dei mali indicibili della Chiesa e tutto ciò che la soffoca. Non meravigliamoci di aver tanto da soffrire mentre la Chiesa è in lutto e le nazioni cristiane piangono. Beh, dal pianto siamo passati all'ateismo, come abbiamo visto. Mentre il mondo si agita come sopra un vulcano e l'inferno sembra vomitare sulla terra l'odio verso il bene, ne vedremo delle belle. Ne vedremo delle belle. Raddoppiamo il nostro coraggio guardando i dolci cuori di Gesù e di Maria, dai quali ci verrà l'aiuto, e poi lasciamoci immolare con amore generoso dalla volontà di Dio. Fiat, fiat, fiat. Ecco, io direi di fermarci qui in modo da avere poco materiale, ma molto molto riflessivo. Vi ricordiamo, eccola qui, la Beata Maria di Gesù de Luil Martini. Ecco, aspettate che la inquadriamo bene. Ecco, invochiamo la sua intercessione, perché come vedete c'è molto da imparare dai santi. Ecco, allora facciamo un Pater, un Ave, un Gloria, perché tutti i santi, in questa comunione dei santi che celebriamo nel credo, professiamo nel credo, ci aiutino e ci sostengano in questo percorso. Chiediamo ai nostri angeli custodi l'aiuto, chiediamo a San Giuseppe di aiutare, illuminare, custodire tutti i nostri sacerdoti. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tum, adveniat regnum tum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Angele Dei, qui custos est mei, me tibi commissum, pietate superna, illumina, custodirege et guberna. E chiediamo anche l'aiuto alle anime del purgatorio. Requiem aeternam dona eis Domine, te lux perpetua luceat eis, requiescat in pace. Amen. Laudetur Iesus Christus, Ave Maria e buon proseguimento di Quaresima a tutti. Ma ricordiamo che queste meditazioni devono servirci tutti i giorni dell'anno. Grazie a tutti e buon cammino.